dettagli piccantini, quindi io così per spezzare la tensione accoglierei la nostra coppia con un forte applauso. Eccoli, buonasera! Buonasera. Io comincerei dalla domanda più banale, no? Tra l'altro riconosco questa camicia, e suo marito subito pagherà per questa camicia, così è un intuito che mi viene a me. Comunque cominciamo dalla domanda più banale, ovvero il nome, come vi chiamate? Allora io mi chiamo Lorena e lui Felice. Ah, bene, lui è Felice. Allora, ok, cominciamo subito a entrare nel vivo dell'intervista con la prima domanda. Ok, voi come dormite? Nel letto all'italiana o alla francese? Guardi, all'italiana, io ho bisogno tanto spazio quando dormo, infatti voglio dormire comodina. Ah, benissimo, e lei come dorme? Sul comodino! Passiamo a un'altra domanda, l'ultimo pensiero prima di addormentarvi. Ma guardi, io tutte le notti prego alle statue di San Gennaro che mi fanno fare tutta la vita col mio topolone. E lei, signor Felice, nel frattempo che fa? Distratto San Gennaro! Bene, bene, benissimo. Altra domanda, la notte, chi dei due si addormenta prima? Guardi, ovvio lui, e non vuole mai scoprire niente qua. Ma come, signor Felice, lei si addormenta con sua moglie qua? No, svengo! Bene, andiamo avanti con la sua domanda. Così, mi viene in mente, sogno ricorrente. Guardi, signor Mosca, io tutte le notti sogno che devo rincorrere qualcosa e sono lì che corro! E signor Felice, il suo peggior incubo? Che mi acchiappa! Bene. E ci piace conoscervi un po' meglio a questo punto. Ora vogliamo sapere la prima cosa che fate al mattino appena svegli. Guardi, signor Mosca, io mi alzo tutte le mattine, apro gli occhi, mi giro e lo guardo e inizio a sbaciucchiarlo tutto. Aiutatemi! A questo punto posso entrare nell'intimità e chiedervi il posto più strano dove avete fatto l'amore. Guardi, sopra la lavatrice. Ah, e a lei piace? No, mi confondo! Allora, padre, che magari noi siamo ospiti. Una domanda che riguarda i giovani, d'oggi sono un po' curiosi, no? Una domanda che può appartenere anche a voi. Voi avete mai fatto l'amore in macchina? No, per carità, signor Mosca, io tengo una paura che guardi, anche perché una volta ho rischiato di essere violentata. Addirittura? Sì. Com'è finita poi? Che gli sono piaciuto più io! Adesso una domanda sul classico, tra voi c'è più un bacio all'italiana o un bacio alla francese? Alla francese, con la lingua! Aiutatemi! Scusi, signor Felice, a lei non piace con la lingua? Preferisco la coda alla vaccinara! Domanda un po' piccantina, durante i vostri rapporti intimi, diciamo, usate qualche cibo? Assolutamente sì, a me piace mangiare sopra il mio topolone. Brava la signora, e a te piace? No, usa coltello e forchetta. E così, per entrare nel dettaglio di questi cibi, usate anche qualche cibo così, afrodisiaco, stimolante? Assolutamente sì, signor Mosca, a me piace mangiare di tutto, mangio il sushi, mangio il mango, la papaya, il frutto esotico, il cacao. No, e lei cosa mangia? E se mangia tutto lei! Torniamo, padre, alla domanda più classica. Chi dei due cucina? Io sono la regina della cucina! Ah, allora la signora cucina bene, eh? Se mangia tutto lei! Ah, domande più facili, un proverbio. Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle! L'appetito vien? A lei! No. Signora, parlo con lei che mi sembra più lucida. Lei intimamente, come si considera?
Guardi, signor Mosca, io mi considero una donna sexy, una femmina audace e una donna sensualmente erotica. Aiutatemi! Ultima domanda, se vi posso permettere. Avete mai provato lo scambio di coppia? No, signor Mosca, mai provato. Ma se me lo chiedesse lei... Aiutatemi!